Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io vi sento, voi mi sentite? Eccoci, raccontaci tutto. È un nuovo attacco sulle città dell'Ucraina. Sì, proprio mentre stavo arrivando qui da Kryvyi Rih è arrivata la notizia di questa esplosione che ha colpito questo edificio che vedete alle mie spalle. Mi hanno detto che è un impianto di produzione di macchinari. E un missile cruise che è atterrato proprio nella piazzale antistante ha colpito anche le case che si trovano di fronte. Adesso vi faccio vedere un attimo. Tutte queste palazzine sono state colpite dall'onda d'urto dell'esplosione. Ci sarebbe un morto e 14 feriti al momento, però il bilancio potrebbe salire. E questo avviene tutti i giorni. Ieri alla regione di Kryvyi Rih, dove mi trovavo a causa dei bombardamenti, dei missili cruise che sono arrivati nella regione, c'è stata un'interruzione dell'energia elettrica e un'amministrazione mineraria e una miniera ha visto bloccare 500 operai che sono rimasti bloccati per ore sottoterra perché c'è stata questa interruzione. Quindi è un continuo e soprattutto vengono colpite le zone all'inizio, vengono colpite zone e soprattutto aree quando di prima mattina. Mi scusi. Pressa. Allora Cristiano, immagino che Ho un problema con la polizia. Allora sì. Cristiano, io ti chiedo questo, risolvi i problemi che legittimamente i tutori dell'ordine a Dnipro in una fase molto complicata ti pongono. Poi